però questa mister è una vittoria importantissima, no, per voi immagino, però le chiedo che limite avete trovato di fronte e soprattutto quanto c'è di fare in questa vittoria della sua squadra. Allora, per noi è una vittoria importantissima. Per quanto riguarda il Rimini, non sta a me giudicarlo. E io penso alla mia squadra, noi venivamo da tante partite fatte bene e noi abbiamo raccolto molto molto meno di quello che dice oggi la classifica, sia per colpe nostre sia per colpe esterne da qualche episodio negativo. Oggi era difficile giocare questa partita perché venivamo da due sconfitte e eravamo condannati a vincere. Perché eravamo condannati a vincere, perché dopo la partita si può dire, e questa squadra oggi ha fatto una grande partita sotto l'aspetto mentale, li abbiamo pressati tutta la partita, e abbiamo sfruttato, abbiamo avuto 4-5 occasioni da gol, siamo stati bravi nei calci piazzati sia a favore che a sfavore, e poi la caparbietà di portare a casa il risultato negli ultimi minuti, a dimostrazione che questa squadra sta crescendo e sta facendo le cose che deve fare. Il problema di questa squadra mista è che non tiriamo in porta, primo tempo, secondo tempo, è vero che come diceva lei abbiamo regalato il gol al Fano, ma noi come squadra proprio a livello di tiri, se andiamo a vederli, non sono arrivati nello specchio della porta, il portiere del Fano non è stato mai impegnato, però le chiedo, manca quella cattiveria giusta rispetto a 7 giorni prima oppure c'è qualcos'altro? È una mia analisi questa. Ma qualcos'altro non c'è perché la partita comunque con la Virtus Verona, avevamo fatto, specialmente il primo tempo, avevamo fatto tante conclusioni in porta. Poi non è vero che noi non giochiamo in modo offensivo, perché quando abbiamo la palla comunque i due esterni sono offensivi, sia Simoncelli che Cuibre. Oggi non abbiamo giocato, abbiamo giocato poche volte palla a terra e siamo un po' troppo... siamo andati troppo un po' indietro, l'abbiamo pressati poco, loro erano all'inizio naturalmente anche per la posizione un pochino impauriti, non impauriti, però non volevano rischiare nulla, giocavano la palla un po' lunga e noi dovevamo cercare di far meglio e di palleggiare meglio. Abbiamo messo poche volte l'uomo in grado di fare una conclusione importante. Su questo sicuramente dobbiamo migliorare, dobbiamo lavorarci ancora di più, però oggi è stata in generale penso una partita dove è stata forse sentita troppo e a discapito anche del gioco e del fraseggio. Per me non è stata una brutta prestazione. Primo tempo abbiamo mantenuto il pareggio fino alla fine del primo tempo, poi nel secondo tempo secondo me abbiamo preso in mano il pallino del gioco fino al gol, che dopo abbiamo avuto penso la miglior reazione nostra dopo il gol subito. Di solito quando subiamo un gol ci abbattiamo, invece questa volta per me la reazione è stata buona e poi la partita non siamo riusciti a segnare, a pareggiarla e abbiamo perso. Abbiamo trovato una squadra abbastanza fisica e l'abbiamo un po' subita sotto questo aspetto. E questo è un campo comunque difficile dove si... Adesso non voglio dire che loro non provino a giocare, perché questo no, però è un campo battagliero dove è molto, molto tutto lì, è anche un terreno un po' così strano, non è proprio limpido e quindi l'hanno messa un po' sotto questo aspetto e sono riusciti a creare un qualcosa in quel modo lì, perché solo dalle palle native hanno tirato fuori un qualcosa. E così, forse ci aspettavamo di poter mettere magari un po' più la palla a terra, ma qui non è così, ma assolutamente, qui fa fatica un po' tutti, anche le big, tra virgolette, vengono qui a fare battaglia.